Benvenuti per questa nuova puntata del Becchiare il vostro macellaio di fiducia. Quest'oggi ci voglio mettere nella ricetta una delle mie caratteristiche, passione e cuore. E scusate il gioco di parole, ma l'argomento di quest'oggi è proprio il cuore di bue. Eccolo qua, ho il cuore di vitellone. Allora, dal mio punto di vista, questo in assoluto è il re del quinto quarto, quindi è il taglio migliore di tutte le frattaglie. E va consumato fresco perché sappiamo che è un taglio un po' particolare, quindi accertatevi quando andate dal vostro macellaio se volete mangiare del buon cuore che sia freschissimo e macellato da poco. E varia anche per la tipologia di razza che abbiamo, quindi nei vitelli troviamo un cuore che varia intorno ai 600-800 grammi, mentre per il bovino adulto può arrivare fino a 2 kg come in questo caso. Il suo colore deve essere sempre brillante, ma soprattutto la consistenza deve essere bel compatto e soprattutto lucente. Qui lo vedete lo stato naturale, però va un po' ripulito e mondato, ma questo è il compito che lascerò al Grill Master per capire come interpreterà questo taglio a cui tengo molto. Seguitemi. Eccomi qui con il mio pezzo di carne preferito nel quinto quarto, il cuore. Ciao Aimo. Ciao Fabrizio, grazie di cuore per avermelo portato. Hai visto uno che uno dei miei tagli preferiti. Anch'io dico sempre che all'interno delle frattaglie il cuore di bue secondo me è quello che così mi ispira, perché in effetti si differenzia anche dal fegato e sono convinto che riuscirai a fare una grande ricetta. Cosa mi cucini? Certamente, prima cosa, siccome qua me lo porti com'era, certo. L'ho già preparato, l'ho già trimato. Trimato. L'ho già pulito all'esterno dei suoi grassi, della pelle che porta e anche da tutti gli interni. Quindi trimato vuol dire pulire? Giusto. Vedi che non si finisce mai di imparare. E anche di dargli un taglio bello chiaro. E lo vediamo preparato qua. Abbiamo alla fine sezionato tre belli pezzi e faremo una tagliata di cuore. Tagliata di cuore, questa è una novità per me, quindi vedremo come la interpreterà. Senti però, prima di procedere, io volevo ricordare una cosa. Tu cosa fai nella vita? Tu sei un grill master, io no? Sono grill master, sì. Ma nella mia vita privata o vita lavorativa faccio gli acquisti per un'azienda che fa impianti elettrici. Ecco, questo per spiegarvi a casa che i grill master, quindi i grandi maestri del grill, sono persone normali, catturati dalla passione di grigliare, e può essere una passione che può prendere chiunque, no Aimo? Giustamente, basta farsi un po' di pratica, di sperimentare un attimino e alla fine si arriva al punto di diventare anche master. Ci tenevo a dirlo per smitizzare il fatto che si potesse solo vivere una vita sulla griglia e non avere una vita normale, ecco. Questo molto importante. Fatto. Allora, cosa facciamo? Bene, prepareremo subito la tagliata di cuore, ma inizialmente facciamo anche una salsina con gli ingredienti che ho preparato: della cipolla bianca, del peperone già grigliato, un po' di vermouth. Ma l'avevo scambiato per vino bianco, ma il vermouth è interessante. Giusto, perché voglio sentire un attimino quel gusto di erbe. Sale Maldon vedo anche, no? Giusto, quello ci servirà solo alla fine. Dove passi da questa parte? Noi lavoreremo con i due prodotti Weber a carbone, certo, oggi. Certo. Inizialmente partiamo col wok già caldo, con qualche goccia di olio. In questo grill tu hai messo un wok anche. Giusto. Ma pensa a te, guarda che roba. Hai tolto la griglia. Ho tolto la griglia, il cuore della griglia, il cuore della griglia, e hai adagiato bene, prego, benissimo. Avanti, ti passo io, ne mettiamo un po' di cipolla, ti passo il peperone, ti ringrazio, mettiamo un po' di peperone. Quando si griglia c'è sempre questo spirito di grande convivialità, dove insomma il tempo passa proprio per il piacere di stare in compagnia, vero Aimo? Giusto, questa è una delle cose fondamentali perché ci mancano ai tempi d'oggi. Adesso mi serve il vermouth un attimino, e questo per non rischiare te lo bevi. Ma guarda che roba. Lo mettiamo lì e facciamo ridurre il tutto un po'. Quindi dimmi una curiosità, questo wok che si adatta a questo tipo di griglia l'hai messo quanto tempo prima? Ho rabboccato di brichetti di carbone, certo, caldi, ma sono stati forse 3 o 4 minuti. Quindi prende temperatura subito. Quindi è fatto in ghisa, una meraviglia.
Non avevo mai visto il wok. Bene, dobbiamo adesso io ti do il lavoro di fare attenzione a questo salsino. Ma guarda, io mi armo di... Ah, ma adesso cosa fai? Adesso andiamo in partenza con la tagliata. La metto sulle braci in cottura diretta per arrosolarlo bene. Ah, quindi tu praticamente la cottura diretta vuol dire che vai ad adagiare il cuore sulla griglia che ha come, diciamo, base, come sotto, le braci ardenti. Giustissimo. In questa configurazione ci troviamo due zone, una zona di cottura diretta, certo, e qua vicino, dove non ci sono le braci, sotto la zona di cottura diventa indiretta. Automaticamente in diretta, molto giustamente interessante. Ma lavoreremo con ambie e due adesso. Ho arrosoliamo capito. Brevemente, poi lo facciamo riposare per un minuto nella zona in diretta. Bene. Benissimo, intanto... intanto è passato questo minuto che ci serviva. Io intanto do un'occhiata anche a questo wok con le cipolle, con i peperoni e con il vermouth, che cerco anche di riportare verso l'esterno, perché sappiamo che la parte esterna del wok riesce a mantenere la temperatura un po' più alta, quindi riesce a caramellizzare ancora meglio quello che stiamo cucinando. Voilà! E io, se vedi me adesso, poi sono già contento del punto di cottura, adesso voglio solamente, nella zona indiretta della quale parlavamo certo prima, che questa carne riposi ancora un attimino. Ecco, spendiamo due parole, Aimo, sul fatto anche di aver scelto, hai scelto questo taglio anatomico così particolare. Quando si scelgono anche dei tagli non usuali è per onorare tutto l'animale. Ricordiamoci che socialmente è utile anche comprare le bistecche nobili, ma è anche molto importante usare quelle parti di quinto quarto o di frattagli che generalmente non si vengono. Noi ci battiamo per questo, esatto, e veramente andiamo a dire che il taglio nobile va sempre bene, dalla bistecca al filetto mi va molto bene, però voglio e vogliamo valorizzare anche questi tagli perché offrono veramente un gusto, qualche cosa di nuovo, e sono lavorabili senza problemi. Bravissimo. Prova a dare un'occhiata, secondo te come siamo qui? Noi siamo messi molto bene. Mi metterei anche i guanti adesso. Questa è un'altra bellissima scoperta che mi hanno fatto vedere questi bravissimi grill master, perché in effetti con questi guanti riusciamo ad avvicinarci alle alte temperature senza scottarci. Benissimo. Richiudo questo Aimo, lo lascio aperto. Intanto lo richiudiamo tranquillamente, perché con la salsina adesso siamo già pronti. Il vermouth è evaporato, certo, e praticamente questo ci formerà la base adesso per la nostra tagliata. È già molto invitante, in effetti già così, perché ovviamente essendo in ghisa comunque continua la cottura, certo, e anche questo lo tengo bello caldo qua dentro. Certo. Benissimo, senti, è la tua tagliata come la preferisci, io ti dico sinceramente che per me può essere anche al sangue. Piuttosto sangue non mi dispiacerebbe, però visto che abbiamo parlato di quinto quarto, io adesso ti presento una birra del birrificio Angelo Poretti straordinaria. 5 lupoli, guardala, eccola, 5 lupoli. Parliamo del quinto quarto, te mi offri qualcosa del birrificio Angelo Poretti a 5 lupoli, e così praticamente si devono sposare. Siamo omogenei, quindi qui è una bocca chiara, fra l'altro, come ti dicevo, un gusto deciso e articolato, un po' come sarà sicuramente anche la tua ricetta. Aspetta, però non ti devo lasciare da solo, perché certamente, perché poi dici piano piano, oltre a imparare a come grigliare stando insieme a voi, imparo anche piano piano a spinare. Resto sempre molto indietro nelle grandi maestrie dei maestri birraioli, però insomma ci proviamo. Prima che tagliamo e impartiamo, esatto, un bel cheers. Cheers. Eccellente. Depositiamo. Benissimo. Impiattiamo. Diciamo di passare all'impiattamento. Giusto, così okay. Direi proprio. Ci siamo quasi, no? Ci siamo quasi. E per valorizzare il tutto questo prendiamo una tavola di larice. Piatto molto originale. Giusto. Questa volta hai usato il larice perché di solito vedo che spesso voi usate anche in fase di cottura le tavolette in cedro, se non sbaglio. Giusto, mentre quello di larice non lo utilizzeremo per la cottura per la semplice ragione che queste resine presenti nell'arice non sono gusti che vogliamo avere, diciamo, nelle nostre carni. Certo. Benissimo, grazie del tuo aiuto. Però diciamo che funge anche da piatto, innanzitutto è un elemento naturale, quindi si può mangiare benissimo anche su queste tavole che sono state comunque
trattate in maniera naturale, e sono anche un qualche cosa che ricorda molto anche la spartanità delle cotture alla griglia. Quindi guarda, questo lo spostiamo, anzi, se lo facciamo? Ti conosco. Questo assaggio eccezionale. E io direi adesso, vero e proprio, ci prendiamo la nostra carne. Quanti minuti sono passati nella fase di cottura in diretta? Adesso direi che sono passati all'incirca 3-4 minuti. Perfetto. L'abbiamo fatto riposare, vediamo anche dal calore che ha certo. preso. E adesso andiamo al taglio. Adesso andiamo al taglio e vediamo cosa ci offre questo vediamo. Cuore. Facciamo delle fette abbastanza sottili. Abbastanza sottili. Dobbiamo anche far ricordare che non abbiamo messo sale, non abbiamo messo niente. Nulla. Parliamo di carne pura. Certo. Vediamo anche che non escono succhi. Infatti, diciamo che stiamo giocando anche su alcuni gusti abbastanza decisi. È ovvio che questi sono gusti per chi ha la vera passione per la carne e anche per le frattaglie. Una curiosità, Imo. Qualora qualcuno volesse assaggiare ma amasse un po' di più le cotture un po' più prolungate, possiamo rimetterle in griglia e riscottarle un attimo? Certamente, volendo lo possiamo sempre fare. Potremmo anche lasciarle arrosolare un po' più a lungo, prendono un po' di più. Non le farai mai ben cotte, certo, perché la struttura è così. Guarda. Siccome non avevamo niente di sale, adesso ne prendiamo un po' di maldum. E direi proprio un filo d'olio lo mettiamo? Un filo d'olio lo mettiamo adesso qua sopra e poi ci gustiamo anche qualche fetta. Piatto. Ma io direi che queste due le mettiamo qua da parte. E allora andiamo con l'assaggio. Io mi prendo questa parte centrale, Aimo. Prego. Stessa identica cosa vale per me. Bello, croccante, armonioso, intenso, ma ben equilibrato. Caro Aimo, armati di bicchiere. Rabocchiamo, così facciamo un po' di schiuma. Benissimo. Alziamo un piatto perché è un piatto di grande rispetto e di grande onore. Complimenti, io ti faccio i miei complimenti personali e come sempre ricordo che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker, ma anche di Aimo. Ci vediamo alla prossima. Cheers. Ciao. Cheers. Bye.